Adesso ci occupiamo di eventi di spessore in programma in Puglia nei prossimi giorni, più precisamente a Manduria, con la rassegna Cena con dal 19 al 22 luglio presso la masseria Lireni, con Bruno Vespa che abbiamo in collegamento Skype e che salutiamo. Buongiorno direttore, grazie. Grazie a voi. Quattro appuntamenti importanti con quattro autori, quindi quattro libri di successo che saranno protagonisti del nuovo evento presso la masseria Lireni tra le vigne e gli ulivi di Manduria. Si parte il 19 luglio con Matteo Bassetti, il noto Bassetti che presenterà il suo libro. Ecco, qualche dettaglio in più in merito a questa rassegna. Ma allora, intanto una rassegna particolare perché è a cena con l'autore, cioè io intervisto l'autore e tra un piatto e l'altro, in qualche modo, sono quattro serate, quattro menù diversi per ogni serata, e ogni ospite della serata avrà in omaggio un libro che poi l'autore firmerà con la dedica. Si comincia il 19 con Matteo Bassetti, Il mondo e dei microbi. Questo è di strettissima attualità perché nessuno immaginava che il Covid sarebbe ritornato così prepotentemente, e ci sono le scuole di pensiero. Bassetti è quello un po' più permissivo, altri sono più rigidi, ma con lui parleremo anche la quarta dose, cosa succede, come dobbiamo comportarci, se siamo positivi. Bassetti dice sostanzialmente che se siamo positivi possiamo uscire con la mascherina, se siamo asintomatici, altri dicono no. Quindi insomma un bel dibattito di estrema attualità. Il 20 luglio avremo la coppia Sallusti-Palamara dopo il successo dell'anno scorso, quest'anno Lobby e Logge, e anche qua andiamo su un tema estremamente controverso, cioè quali sono i poteri segreti in questo paese. Credo che ci sarà molto da discutere, io cercherò di pungolarli, di stimolarli, di fargli tirar fuori qualche cosa che magari ancora non hanno scritto, ma insomma sarà credo una serata piuttosto movimentata. E ancora più movimentata sarà il 21 luglio con Matteo Renzi, con questo libro Il mostro, che sarebbe lui sostanzialmente il mostro, che è un formidabile attacco alla magistratura, tutto quello che c'è, ma anche ci sono dei retroscena di vita politica, retroscena del Quirinale. E poi Renzi, si voglia o non si voglia, voglio dire, a parte gli errori che ha fatto, resta sempre un grande protagonista, un grande conversatore, quindi sarà una serata effervescente. E chiuderemo venerdì 22 con Gianluigi Nuzzi, che presenta il libro I predatori tra noi. Gianluigi Nuzzi è notissimo a pubblico televisivo perché è conduttore di Quarto Grado, e questo libro, che parte dalla terrazza Sentimento, diciamo, di Milano, rivela questo mondo insospettabile di tanti di noi che apparentemente, ecco qua, io stesso adesso sto parlando con voi, sto parlando, sono tranquillo, sono un professionista affermato, poi però magari ho una doppia vita. E magari la sera mi faccio portare delle ragazze in una bella terrazza. Queste ragazze, la cosa che mi ha impressionato di più, francamente, io che sono di un altro tempo, è che la cocaina stava così sui vassoi, ma la cocaina era come lo spritz per loro, perché poi le droghe serie arrivavano dopo, e succedeva di tutto. E questo un professionista affermato, ricco, eccetera. Come ci si può perdere? Quindi anche quella sarà una serata, devo dire, piuttosto intrigante. Ecco, grazie a Bruno Vespa. Insomma, abbiamo la possibilità di avere in Puglia per l'ennesima volta la masseria Lireni, una vera e propria calata di big. Questo pone la Puglia, la provincia di Taranto, Manduria al centro dell'attenzione nazionale. Sul sito www.masserialireni.com ci sono tutti i dettagli di questo avvenimento. Beh, insomma, noi stiamo cercando veramente di valorizzare, questa è una zona molto bella, insomma, la masseria, poi ciascuno la giudicherà, la può vedere sul sito. Abbiamo portato il Presidente del Senato e 5 ministri alla fine di maggio, se Dio vuole l'anno prossimo faremo, diciamo, eventi anche della stessa caratura, forse addirittura più importanti. Questo è un po' difficile, 5 ministri insieme, insomma, speriamo di ripeterli. Però lo faremo tra l'altro a fine settembre, perché aspettiamo il nuovo governo l'anno prossimo, quindi. E prima ci inventeremo qualche altra cosa. Insomma, il posto è bello, la gente viene da tanti paesi in grande relax, vuole riposarsi, e lì ci si riposa, e però si mangia bene, e poi ci sono avvenimenti come questi, in cui quattro serate, quattro menù diversi, un prezzo oggettivamente modico, tenendo conto anche che gli si regala il libro. Insomma, speriamo di stare bene insieme e di divertirci. Grazie, direttore Vespa, l'appuntamento allora è al 19 luglio con Matteo Bassetti. Siete dell'Antenna Sud, siete delle schegge. Grazie.